Grazie Presidente. Allora abbiamo accolto e voteremo favorevolmente questa mozione, anche se afferma alcuni dati con una certezza che allo stato attuale non c'è, ovvero che le domande, e sono molte effettivamente, questo è certo, praticamente quasi il 50% si può dire di quelle non ammesse lo siano per la maggior parte a causa di vizi formali. Questa è una verifica che deve essere ancora fatta, a quanto mi risulta, dagli uffici. Tuttavia stiamo parlando sicuramente di utenti con grandi fragilità, di utenti che fanno parte attualmente delle strutture del CAT, dei CAT. Il SASSAT, con il SASSAT si passa per la prima volta a fare una verifica generale sugli utenti all'interno dei CAT. Quindi questo è un primo censimento, non era mai stato fatto prima, che riguarda il titolo di assegnazione, il reddito, la regolarità della documentazione e anche del nucleo inserito all'interno dei CAT. Ci tengo a precisare che sono 13 tuttora le strutture che sono state chiuse, con un risparmio pari a 7 milioni e mezzo di euro annui per l'amministrazione capitolina, e che queste operazioni sono avvenute sempre nel rispetto degli aventi diritto. Su questo, ecco, il Movimento 5 Stelle tiene a far sì che gli aventi diritto siano tutelati. Di conseguenza è giusto approfondire e dare del tempo in più agli utenti per poter portare le loro opposizioni rispetto al diniego della domanda accolta.